Ora inizio la celebrazione di inaugurazione della stele commemorativa dedicata alla memoria del caporal maggiore ardito Giuseppe Sofia, del nono reparto d'assalto fanteria del Regio Esercito. Le tradizioni militari di quello che fu il reparto militare degli arditi sono oggi tenute vive dal nono reggimento paracadutistico al Moschin. Concluse la sua vita in servizio al comando del Corpo dei Vigili Urbani di Bovalino nel 1962. Con l'attenzione che richiede la presente cerimonia, partecipiamo l'inno di Mameli, eseguito dagli alunni della scuola secondaria di primo grado di Bovalino. Della stele commemorativa da parte del sindaco di Bovalino e del presidente dell'associazione Nastro Verde di Reggio Calabria. Del nono reparto d'assalto Sofia Giuseppe da Bovalino Reggio Calabria, numero 16517 matricola. In vari combattimenti fu costante e luminoso esempio di indomito e sereno ardimento. Durante la stralotta per la conquista di un'importante posizione, rimasto isolato, si liberava a colpi di bomba a mano da numerosi nemici, di cui alcuni uccideva e altri catturava prigionieri. Col Fenilon, col Moschin, 15-16 giugno 1918. Vengono adesso resi gli onori ai caduti con la deposizione della corona d'alloro, simbolo di gloria e di onore accompagnato dalle note della leggenda del Piave. Seguirà la benedizione e il silenzio d'ordinanza. Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Innalziamo a Dio giusto e santo la preghiera unanime per il bene della nostra comunità nazionale e di tutti i suoi membri. Intercedano per noi Maria, Vergine e Madre, insieme con tutti i santi della nostra terra. Diciamo insieme: proteggi il tuo popolo, Signore. Proteggi il tuo popolo, Signore. Preghiera per la patria. Dio onnipotente ed eterno, cui danno gloria il cielo, la terra e il mare, ascolta la nostra preghiera. Giurando fedeltà alla bandiera, abbiamo promesso amore e servizio alla patria, nel ricordo del sacrificio di chi è caduto perché noi vivessimo in un mondo più libero e più giusto. Donaci, oh Signore, la forza di custodire e difendere il bene prezioso della pace e in comunione di spirito con tutti coloro che lavorano e soffrono. Donaci la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Amen. Segue la preghiera dell'Artito. Eccelso e sommo Dio, che domini nell'alto dei cieli e vedi nel profondo dei cuori, noi ti ringraziamo della patria che ci hai donato e ti chiediamo di servirla e onorarla per le vie più ardue e gloriose. Quando lasciamo il cuore sulla fragile ala e dal cielo scendiamo sulla terra, quando dal ventre buio del tuo mare torniamo a rivedere le stelle, quando per l'aspra roccia raggiungiamo le gelide vette dei tuoi monti, fai che il vento ci sia fratello e sorella la bufera. Illumina a noi la notte, rendi audaci i nostri passi, fa più acuto il nostro sguardo, donaci la forza e la giustizia della spada, dei tuoi arcangeli difensori e custodi della vita umana. Dà alla nostra anima la forza indomabile dei tuoi martiri, testimoni di fede e amore. Guida, o Dio, e sostieni chi regge le sorti della nostra Italia affinché essa raggiunga la gloria della bellezza, della fraternità e della pace. Confermaci nella fedeltà dei suoi soldati. Sorreggi il quadrato fermissimo della nostra schiera. Infondi serenità alle nostre madri, alle spose, ai figli, a quanti in silenzio ci amano. Rendi loro lieve il sacrificio di sangue che per l'Italia siamo pronti ad affrontare. Ricordati di quanti tra noi hanno versato il loro sangue e di tutti coloro che ti hanno servito, ora viventi nell'eternità. E quando l'ora nostra verrà, accogli, o Dio misericordioso, le nostre anime nel regno che hai promesso a chi soffre per causa di giustizia e per libertà di patria, e che in vita e in morte sia linfa per la nostra madre Italia. Amen. Cari concittadini, cari amici, innanzitutto porgo un saluto a nome mio personale e di tutta l'amministrazione comunale alla comunità di Bovalino e ai militari operanti sul nostro territorio, la stazione dei carabinieri e agenti del commissariato di polizia di Stato, al comando della Guardia Costiera, al comandante della Polizia Municipale, ai rappresentanti della Guardia di Finanza e a tutti i militari, anche in pensione, che operano nel nostro paese. Voglio ringraziare la dirigente scolastica, professoressa Rosalba Zuzzo, dell'Istituto Comprensivo Mario La Cava, gli insegnanti, gli alunni e le loro famiglie, perché ogni volta vogliono condividere insieme a noi questi momenti importanti per il nostro paese e soprattutto ci regalano delle emozioni ancora più forti. Rivolgo ancora un saluto alle altre autorità religiose, a tutte le associazioni, soprattutto non soltanto quelle che operano nel nostro territorio, ma anche quelle dei reduci dei combattenti.
A tutti voi va un sentito ringraziamento per la vostra presenza e la testimonianza dell'importanza di questo giorno. Oggi inauguriamo la stele dedicata al nostro concittadino Sofia Giuseppe, caporal maggiore ardito del nono reparto d'assalto Regio Esercito, decorato di medaglia d'argento al valor militare, che contribuì al compimento dell'unità d'Italia con luminoso ardimento sul Col Fenilon e sul Col Moschin. Un saluto va alla famiglia del compianto concittadino, che dalle sue gesta deve essere orgogliosa. A tal proposito, sono orgoglioso nel poter porgere un doveroso e sentito ringraziamento alle altre autorità militari che sono intervenute per rendere omaggio ad uno dei nostri giovani eroi della Prima Guerra Mondiale. Così porgo il benvenuto al colonnello Montepaone del Comando Militare Esercito Calabria, al generale Pasquale Martinello, presidente di Calabria in Armi, già responsabile del Comando Militare Esercito Calabria, ai militari incursori del nono reggimento paracadutisti Col Moschin, gli eredi del reparto d'assalto di cui faceva parte il caporal maggiore Sofia Giuseppe. Ancora un grazie, permettetemi di rivolgerlo all'amico Cosimo Sframeli, presidente regionale dell'Associazione Nazionale Nastro Verdi, decorati medaglia d'oro mauriziana, che ha proposto e voluto fortemente questa cerimonia in ricordo del nostro Sofia Giuseppe. Non è la prima volta che l'amministrazione comunale celebra il ricordo e la memoria di un suo concittadino che con coraggio e amore verso la propria patria dimostra il valore e i sentimenti umani di lealtà, di rettitudine, anche in condizioni di estrema difficoltà. Ogni anno, anche nei periodi di emergenza sanitaria, abbiamo commemorato tutte le festività inerenti al ricordo di coloro che hanno costruito la nostra patria, il 4 novembre, ma abbiamo ricordato pochi giorni fa anche la figura di Gaetano Ruffo, altro figlio illustre di Bovalino, e di tanti altri personaggi storici o del recente passato che hanno onorato la divisa militare che indossavano o hanno, anche da civili, difeso sempre i valori della giustizia, della legalità e della libertà. Lo abbiamo fatto sempre con profonda riconoscenza verso coloro che hanno lottato con forza, a volte perdendo la vita, per costruire la nostra nazione e i valori con cui oggi condividiamo il nostro agire quotidiano. Se oggi abbiamo la libertà di parola, la libertà fisica, la libertà morale, se oggi abbiamo e ci riconosciamo nelle istituzioni, se oggi siamo qui tutti insieme attorno ad una bandiera, al nostro inno, è un momento, un monumento celebrativo, lo dobbiamo a uomini come Sofia Giuseppe. Ha lottato, non si è mai perso di animo, ha avuto il coraggio di mettere a repentaglio la propria vita per vincere una battaglia e contribuire con questa alla vittoria italiana nella prima grande guerra. Egli rappresenta uno dei tanti giovani figli di Bovalino che ha contribuito a completare la costruzione dell'unità d'Italia e con questa concludere il periodo storico forse più importante della nostra nazione, il Risorgimento. Ma permettetemi di immaginare e di sottolineare qui insieme a voi che per raggiungere ciò che ha compiuto il nostro Sofia Giuseppe c'è di più.
Sono stati sicuramente i sentimenti di amore e voglia di riabbracciare i propri cari e di rivedere la propria casa che lo hanno determinato nei momenti più difficili sul Col Moschin e sul Col Fenilon. Infatti siamo certi che, come altri figli di Bovalino, a muovere le sue gesta non è stato l'odio verso il nemico, ma l'amore verso la propria patria e la propria famiglia. Infine, un augurio a tutti noi, dalla memoria e dal ricordo che anche questa stele rappresenta, la comunità bovalinese possa trarne sempre esempio positivo per valorizzare la propria storia, i propri figli e il proprio territorio al fine di continuare nel suo cammino di rilancio. Grazie. Bravo. Grazie di avermi dato la parola. Cercherò di essere breve perché bisogna farci tardi. Siamo al 15 giugno del 1918. Cosa è successo quel giorno? Quel giorno il nemico era avanzato, o qualche giorno prima era avanzato. Voi avete presente il buon amico qua? Il nemico veniva da là ed è arrivato sul buon amico. Solo che il Piave era un po' più grande del buon amico, no? Era un po' più largo, lo vedete, insomma, qualche fotografia. Da quest'altra parte c'erano tanti ragazzi, tanti soldati, ma anche i ragazzi del 99. Voi sapete chi sono i ragazzi del 99? I ragazzi del 99 sono quelli che sono stati chiamati un anno prima, 18 anni. Perché? Perché i soldati che c'erano non bastavano per fare quello che dovevano fare. Allora, tutti insieme, finalmente uniti nell'Italia di allora, ha detto bene il signor Sindaco, è finito il Risorgimento, perché la Prima Guerra Mondiale è la quarta battaglia del Risorgimento, finalmente Trieste torna con l'Italia. Allora, su uno di quelle montagne lì, a fianco il buon amico, c'era il Col Moschin e c'era il nostro concittadino. Immaginate, no, la storia che c'è stata di attacco, respingimenti, un disastro in mare, ma d'altra parte questi dovevano vincere, perché se vincevano sarebbero arrivati fino a Padova. Quest'altri li dovevano fermare, perché non ci potevamo permettere che arrivassero a Reggio Calabria, non ci sarebbe stato nient'altro se arrivassero. Allora hanno raccolto tutte le forze e finalmente sono andati al contrattacco su questo colle che si chiama Col Moschin. Il nostro eroe non ha fatto solo il suo dovere. No, non bastava fare soltanto il proprio dovere, bisognava fare qualcosa di più, e c'è scritto là, bisognava dare l'esempio agli altri commilitoni. Agli altri commilitoni, come spesso si fa tra ragazzi, dai andiamo, poi, andiamo per primi, facciamolo. Perché? Perché la nostra nazione, i nostri concittadini, si aspettano da noi un esempio di coraggio. E noi perché oggi scopriamo una stele in memoria di questo nostro concittadino? Soltanto perché è concittadino? No, è troppo poco. Perché è un esempio anche oggi per tutti noi, perché quello è un nostro antenato. Nelle nostre vene scorre il DNA di quell'antenato. Noi siamo così, ci siamo dimenticati ogni tanto che siamo così, ogni tanto abbiamo abbandonato il coraggio, l'abbiamo accantonato per un momento. Andiamolo a trovare, riprendiamocelo, rientriamo nel nostro coraggio, e anche noi, nella nostra cittadina di Bovalino, saremo capaci di essere dei protagonisti. Grazie. Buongiorno a tutti, per oggi per me è un onore essere qui, essendo il presidente provinciale degli Arditi d'Italia,
Vedere questa stella mi inorgoglisce enormemente. È una cosa meravigliosa, anche dopo 100 anni, vedere inaugurare un monumento, perché appunto rappresenta il grande sacrificio che i nostri ragazzi hanno fatto sui campi di battaglia. Gli Arditi sono nati il 29 luglio del 1917 e poco dopo sono stati impegnati. Uno dei maggiori comandanti all'epoca, forse uno dei migliori, è stato il maggiore Messi, che alla guida dei suoi uomini ha piegato veramente la storia, creando terrore sui campi di battaglia e scrivendo la storia nuova verso la vittoria dell'esercito italiano. Oggi il nono reparto col Moschin rappresenta, sono gli eredi appunto di coloro che sono stati il reparto d'assalto del 15-18. Coloro che ancora oggi sposano la parola patria, nel vero senso della parola. Ma oggi, oltre alle associazioni, oltre alle forze armate, a tutti quanti qui presenti, la mia gioia più grande la rivolgo, il mio pensiero più grande la rivolgo alle scolaresche, permettetemi, perché esse sono il nostro futuro. Alle scolaresche che oggi vedo che hanno tutte queste bandierine nelle mani, però ancora magari non capiscono il significato di quella bandierina. Però finché quella bandierina voi la potete sventolare libera, sarete uomini liberi. Finché vi batterete affinché essa sventola ogni finestra, avremo il diritto di parlare, non avremo soprusi. E l'invito alla scuola è trasmettere sempre questi sacri valori di patria anche nella scuola, che purtroppo, secondo dal mio punto di vista, sono venuti meno. Il nostro concittadino si è battuto con orgoglio, come altri 650.000 caduti sui campi di battaglia. Io ne sono fiero di rappresentare questa, la federazione. Carissimi ragazzi, un altro invito, un invito profondo, non solo a voi ragazzi ma a tutti quanti noi, perché vedete purtroppo questo qui per molti ha un significato diverso di quello che è, ma ricordatevi sempre che i caduti sul campo di battaglia non hanno un colore politico, i morti sono tutti uguali, questa è la cosa che dovete imparare e non farvi condizionare di nessuno. Tutti i nostri caduti, prima, seconda guerra mondiale, non hanno un colore politico. I morti sono tutti uguali e tutti meritano uguale rispetto, uguale considerazione. Vi ringrazio e scusate un po' il mio ritardo. Grazie a tutti i presenti, ai bambini della scuola. Grazie signor Sindaco per aver accolto in maniera sensibile e convinta la proposta dell'Associazione Nazionale Nastro Verde, di cui io mi onoro di presiedere. Ringrazio tutte le autorità, il Colmoschin, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, tutti, gli arditi, i paracadutisti, di cui mi onoro di far parte. Gli arditi amavano questa frase, ma l'amano ancora. Nessuno è stato primo all'assalto perché nessuno è stato secondo. Vuol dire che nessuno si è tirato indietro, nessuno è mai degli arditi. Gli arditi era un reparto, io parlo al passato, mi riferisco all'ardito Giuseppe Sofia, era un reparto d'assalto quasi votato alla morte. Votato alla morte perché le azioni che loro erano destinate a compiere erano impossibili, cioè dire mandavano gli arditi quando bisognava salvare l'impossibile, ed è quello che successe al Col Moschin e al Col Fenilon, come prima ha illustrato sapientemente il signor generale Martinello.
Quindi se avessimo perso quella battaglia del Colmo Skin, forse avremmo perso la guerra. Quindi la prima guerra mondiale è stata vinta per certi versi, perché al Colmo Skin gli italiani hanno vinto. Giustamente, come diceva il paracadutista Penny, non è che si andava lì perché c'era odio nei confronti del nemico. Chiedo scusa, ha detto il sindaco. C'era odio per il nemico, ma c'era amore per la patria. L'amore per la patria, quella che ha avuto Giuseppe Sofia. Cioè dire un ragazzo che è andato lì a combattere. Quando tutti i suoi, il suo reparto, i suoi compagni sono morti, lui per due giorni, a colpi di bomba a mano e prendendo le armi anche ai compagni o al nemico, ha combattuto per due giorni, sino a quando ha fatto prigionieri, perché pensavano fossero in tanti, anche gli austro-ungarici. E allora, in conclusione, Giuseppe Sofia ci lascia un messaggio, Bovalinese ci lascia un messaggio. Il messaggio è quello di pace. Nessuno va in guerra per la guerra. Siamo andati in guerra perché ci fosse la pace. Lui ha avuto il culto dell'onore, del dovere e del coraggio, dell'eroismo e la religione per la patria. Per patria, ragazzi, bambini, cosa si intende? Si intende la difesa della nostra civiltà, delle nostre famiglie, del nostro credo. E lui ha difeso questo. Quindi adesso a Bovalino sventola un'altra bandiera, che è questa stella. È una bandiera della legalità, che ci indica la strada per la giustizia e per la libertà. Grazie. Bene, da ultimo un saluto nella mia veste di Presidente del Consiglio Comunale a nome di tutti i consiglieri dell'intero Consiglio e l'idea di realizzare questa stele mi riporta a qualche mese dietro, a quando Cosimo ci ha fatto questo gradito regalo di indicarci Giuseppe Sofia come persona che deve, come personaggio storico che deve entrare in quella sequela di personaggi bovalinesi che devono essere ricordati non solo dal punto di vista ideale, ma i loro ideali devono trasformarsi in qualcosa di materiale che rimanga fermo per la popolazione di oggi e per le generazioni future. L'intento infatti è quello di avere questa stele come pietra miliare, in maniera tale che chiunque si fermi ad osservarlo può conoscere e può valorizzare ancora di più i significati che Giuseppe Sofia ci vuole oggi trasmettere. E l'augurio è veramente per i nostri ragazzi, per i nostri ragazzi affinché riescano, come diceva prima Cosimo, a trasformare i valori di Giuseppe Sofia, a trasponderli nel nuovo concetto di patria che ovviamente il corso dei tempi oggi impone. Cosimo mi ha appena portato un messaggio che abbiamo ricevuto dal presidente Renato Daretti, che adesso vado a leggere. A nome di tutti i soci dell'Associazione Nazionale Incursori dell'Esercito, un sentito ringraziamento al signor Sindaco, all'amministrazione comunale e a tutti i cittadini di Bovalino che hanno voluto con questo monumento rendere omaggio alla memoria storica e all'eroe vostro concittadino. Leggendo dei fatti d'armi del giugno 1918,
sul lontano gruppo del Monte Grappa. Solo leggendo ci si può rendere conto di che soldati incredibili furono gli arditi e con loro il caporale maggiore Giuseppe Sofia, soldato, volontario e ardito. In tempi come questi è veramente difficile comprendere l'immensità di questi uomini, del loro senso del dovere, del coraggio. Uomini che si offrirono volontari per combattere per la patria nel modo più pericoloso e contro un nemico che neanche conoscevano, se non arrivati in prima linea, in una terra ai più sconosciuta, lontano dal proprio mondo, ma con una determinatezza, uno slancio e una perseveranza oggi veramente difficile da comprendere. Onore quindi al vostro concittadino, un reale simbolo di eroe silenzioso, italiano, coraggiosissimo, uomo retto e di grande dignità. Un esempio per tutti. Noi incursori del 9° Reggimento d'Assalto abbiamo ricevuto in eredità i valori di questi uomini del passato, ma anche per noi rimane una stupefacente ammirazione per le loro gesta, per il loro spirito, per quello che hanno fatto per loro e per la nostra Italia. Cittadini di Bovalino, siate veramente fieri di questo uomo eroe, leggete delle loro azioni sul Col Fenelon, sul Col Moschin nel giugno del 1918. Sarete coscientemente orgogliosi di aver avuto il caporale maggiore Giuseppe Sofia come vostro concittadino, per sempre, ora ricordato con questo monumento. Bravo! Grazie. Buongiorno a tutti, siamo al termine qui a Bovalino, al termine della cerimonia di inaugurazione di una stele che è stata costruita in memoria del cittadino bovalinese Giuseppe Sofia Ardito, che ha combattuto la prima guerra mondiale distinguendosi per atti eroici. Siamo con il sindaco, l'avvocato Vincenzo Maesano. Ecco sindaco, oggi una bellissima giornata di storia patria, una storia importante che inorgoglisce sicuramente tutta Bovalino. Ecco, qual è stata la sua emozione e quali sentimenti suscita questo genere di manifestazioni? Allora, siccome come amministrazione comunale in questi anni, dal 2017, abbiamo sempre voluto commemorare insieme a tutte le istituzioni presenti sul territorio, insieme alle scolaresche, alle associazioni, alla comunità in genere, questi momenti importanti per la nostra patria, la nostra nazione, ma anche semplicemente per Bovalino, allora le emozioni e i sentimenti sono forti, e come anche oggi dove abbiamo ricordato uno dei nostri giovani eroi partiti per la prima guerra mondiale, che si è contraddistinto in battaglia tanto da essere decorato con la medaglia d'argento al valor militare ed essere poi riuscito anche a tornare nella sua abitazione tra le braccia dei propri cari. Quindi momenti ovviamente davvero di profonda commozione e anche di orgoglio per me come primo cittadino, ma per tutta la comunità bovalinese. Sindaco, abbiamo visto oggi la presenza, abbiamo registrato la presenza delle scolaresche, tantissimi bambini che sventolavano il tricolore. Ecco, qual è il messaggio che una manifestazione del genere deve lasciare dentro l'animo di questi ragazzi? L'amministrazione comunale e la comunità di Bovalino hanno intrapreso un percorso di rilancio della propria immagine che non può prescindere dai propri giovani e quindi dalle nuove generazioni e dalla sinergia tra le istituzioni. Tutto questo è la chiave di volta e tutto questo è quello che noi vogliamo trasmettere alla comunità, alle nuove generazioni con queste celebrazioni. Viverle dal di dentro, partecipare e contribuire alla realizzazione di questi eventi, riteniamo che possa creare quel cambiamento culturale, quella forma di coscienza e di conoscenza culturale e sociale necessaria per rilanciare un territorio e soprattutto per far vedere l'immagine più bella di Bovalino. E per concludere, sindaco,
Questa è un'altra opera che si inserisce nell'ambito del vostro ampio programma che state portando avanti oramai da oltre 5 anni, visto che siete stati rieletti e quindi amministrerete di nuovo ancora per altri 5 anni. Recentemente abbiamo visto anche l'inaugurazione della statua di Gaetano Ruffo e vediamo che Bovalino continua a essere un cantiere aperto. Ecco, ci vuole dire qualcosa in proposito su quella che è la vostra attività presente e futura? Beh, noi, a parte poi il compiere azioni quotidiane nell'interesse della comunità, come abbiamo fatto in questi nei primi 5 anni, è che abbiamo chiesto che si continui su questo percorso, su questa striscia di continuità politico-amministrativa. Ovviamente la continuità non può che portare a queste cose, cioè ad un programma di azioni, di attività, di iniziative che va avanti con l'inaugurazione della statua di Gaetano Ruffo, l'avvio dei lavori in piazza Gaetano Ruffo, la riqualificazione del borgo di Bovalino Superiore, il riavvio dei lavori alla palestra della scuola media e completare quell'opera, e così anche la definizione dell'iter con la, poi speriamo presto, l'aggiudicazione dei lavori per la riqualificazione del lungomare. In ultimo e non per ordine di importanza, stiamo partendo con i lavori anche della riqualificazione del bene confiscato e vandalizzato anni addietro in via degli Oleandri, con il PON Legalità, con dei fondi del PON Legalità, per la costruzione di un centro di recupero di minorenni fuoriusciti anche dai circuiti penali. Quindi una serie di attività, di iniziative che vanno verso una unica direzione, quella di dare un'immagine diversa a Bovalino, quella di rilanciare dal punto di vista economico-sociale il nostro territorio nell'ambito di un'idea di paese davvero moderna, sostenibile e a misura di cittadino. Benissimo, ringraziamo allora il sindaco, l'avvocato Maesano, e gli diamo appuntamento alla prossima occasione. Grazie sindaco. Grazie. Eccoci qua, siamo al termine della cerimonia di inaugurazione di una stele eretta in memoria e ricordo dell'ardito Giuseppe Sofia. Siamo con il capitano dei Carabinieri Cosimo Sframeli, presidente dell'Associazione Regionale Nastro Verde, decorati di medaglia d'oro mauriziana. Ecco, capitano, allora, che emozione prova oggi nella duplice veste, sia come presidente dell'associazione ma anche come pronipote, diciamo, dell'ardito Giuseppe Sofia, e che rappresenta questa manifestazione per Bovalino e la sua comunità? Questa stele rappresenta per Bovalino una bandiera, una nuova bandiera di legalità che indica la strada della giustizia e della libertà. Libertà e pace per cui ha combattuto in maniera ardita, con sereno ardimento, il caporal maggiore Giuseppe Sofia. Giuseppe Sofia, ardito volontario della Prima Guerra Mondiale, ha combattuto al Col Moschin e al Col Fenilon in 2 giorni, 15 e 16 giugno del 1918. Questa è stata una battaglia decisiva, la riconquista del Col Moschin, che gli austro-ungarici avevano riconquistato. Nelle montagne del Monte Grappa, avessimo perso il Col Moschin, gli austriaci sarebbero arrivati a Padova e quindi sicuramente cambiavano le sorti della guerra. Ha cambiato le sorti della guerra, e quindi ecco il valore. Ma il valore individuale è perché lo stesso Sofia immediatamente rimase da solo. I suoi compagni furono tutti uccisi, lui a colpi di bomba a mano, e recuperando le armi dei morti andò all'attacco per 2 giorni di seguito contro postazioni austriache, tant'è che dopo aspri combattimenti gli austriaci si arresero a lui, quelle postazioni si arresero a lui. Quindi lui ha contribuito, insieme ai morti, insieme a tutti quelli che hanno combattuto in questi territori,
alla difesa della patria e alla composizione dell'unità d'Italia. Benissimo. Senta, capitano, abbiamo visto oggi la presenza di tantissimi ragazzi, di tantissimi bambini che sventolavano il tricolore. Ovviamente queste sono manifestazioni che lasciano il segno nella società civile. Ecco, qual è il suo pensiero in merito al futuro di questi ragazzi? Che esempio può lasciare una manifestazione del genere? Ma questa manifestazione, voglio dire, non è un inno alla guerra, ma un inno alla pace. Perché Sofia ha combattuto, come tutti i soldati che sono andati a morire per la patria, che hanno fatto olocausto della propria giovinezza, sono praticamente stati in una situazione, sì, in guerra per uccidere, ma senza odio. Era il compito di difendere il suolo della patria. Quindi hanno combattuto per l'unità d'Italia e per la libertà della nostra nazione. Quindi il messaggio deve essere chiaro, cioè dire quello della libertà, quello di fondare, per come è l'Italia con la sua Costituzione, a difesa della giustizia, a difesa della legalità. E i bambini, l'esempio che noi dobbiamo dare, dobbiamo incidere, è proprio questo, quello di potersi, il coraggio della verità, il coraggio della legalità. Benissimo, ringraziamo il capitano Sframeli per la sua disponibilità e gli diamo appuntamento ad una prossima occasione. Grazie a voi.